Ciao, benvenuti. Un consiglio: dopo aver visto l'oroscopo del tuo segno zodiacale, ti invito a guardare anche quello per il tuo segno ascendente e per il segno in cui hai la luna e poi fondere tutto insieme. Questo per avere una previsione molto più accurata per la tua settimana. Ti lascio al video, buona visione. Ciao Acquario, vediamo per il tuo segno zodiacale qual è l'oroscopo settimanale per i giorni dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Lo vedremo grazie a Tarocchi, ma partiamo dall'astrologia. Vediamo i pianeti, le stelle, insomma gli astri, che cosa ti promettono. Allora, qui fanno vedere sicuramente durante una settimana avrai a che fare con una persona di sesso maschile. Qui c'è un uomo con cui comunicherai, con cui avrai contatto, con cui avrai a che fare. Quindi magari si potrebbe trattare di qualcuno o qualcosa di importante. C'è proprio la comunicazione. O mettiamola così, magari avrai a che fare con parecchie persone di sesso maschile con cui dovrai discutere, dovrai arrivare ad un qualcosa. Per quanto riguarda il cuore, gli affetti, diciamo una settimana un pochino pesante, nel senso che magari non ci sentiamo amati, non ci sentiamo apprezzati, non ci sentiamo che piacciamo agli altri, ok? Almeno non nella misura che vorremmo noi. Devo dire che però questo potrebbe essere semplicemente un nostro, come ti posso dire, percepire, una nostra percezione degli altri. Non è detto che sia effettivamente così. Ok? Però questo è il nostro sentimento, questo è come ci potremmo sentire noi. Andiamo a vedere anche che cosa aggiungono quindi i tarocchi alla tua settimana. Andiamo a vedere allora cosa accadrà per il segno dell'acquario nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Vediamo. Segno zodiacale acquario dal 28 settembre al 4 ottobre 2020, vediamo. Esatto, allora qui c'è una bella torre, bella per modo di dire, quindi attenzione, ma l'avevamo visto, attenzione un attimino a questi transiti, fatemi vedere anche i transiti dove eravamo rimasti, eccolo qua, qui c'è Marte in Ariete che non è negativo per voi, tutt'altro, è un pianeta molto molto favorevole specialmente all'acquario, però è sempre eccessivo, Marte in Ariete è un fulmine, eccolo là, fium. Qui attenzione a quello che dite, a quello che fate, in special modo perché qui potreste avere a che fare con una persona non molto sincera, non molto onesta, non molto linda, ok? Ligia, linda, come si dice. Quindi fate attenzione perché qui c'è anche una persona un po' bugiardella che potrebbe anche tentare di infinocchiarvi. In tutti i campi, non è detto che sia, ecco. Guarda, qui potresti avere a che fare, a che ridire anche con un uomo, con un signore con cui magari condividete degli interessi di denaro, cioè non interessi di denaro, insomma, avete capito cosa vi voglio dire? Nel senso che qui potreste avere a che ridire con questo signore per dei denari, magari denari per un figlio proprio, o comunque per un'altra persona. Ok? Qui ci sono delle decisioni che vanno prese, qui si parla, ci sono diciamo così diverse strade da intraprendere, da percorrere, dovete scegliere quella giusta, quella giusta. Però diciamo, ecco, qui un qualche sassolino si troverà durante la settimana. Andiamo un attimo a vedere, voglio vedere come mai c'è questa carta qui, capovolta. Questa mi interessa capirla, vediamo un po' che cosa significa. Per il segno dell'acquario per questa settimana, vediamo che cosa ci vuol dire.
Ma qui io ci vedo, diciamo, ci potrebbero essere dei litigi, delle incomprensioni, degli screzi, diciamo così, per motivi di denaro, per motivi di economici, diciamo così, che potrebbero riguardare questo personaggio qui, che potrebbe essere, come vi dicevo, un figlio, un fratello, capito? Qui ci potrebbero essere anche questioni ereditarie o comunque parlare di un discorso di questo tipo, avere un po' qualche screzio su questo. Insomma, qui il nocciolo, tutto gira intorno a dei denari, a dei soldi durante questa settimana. Oltre a questo, però, qui ci posso vedere arrivare anche una telefonata importante per voi, una comunicazione molto molto importante. Però, ripeto, io vedo qui che verrete messe o messi davanti ad una scelta di un qualche tipo, però da un personaggio di cui io starei un pochino attenta. Mi fiderei giusto, insomma, una persona un po' troppo arraffona, capito? Un po' troppo. Io ci vedo un imbroglione in questo soggetto, quindi insomma, fidatevi giusto, anzi, fidatevi proprio ancora meglio. Capito? Quindi qui, ecco, una settimana un po' di alti e bassi, non negativa, non sto dicendo negativa, ok, qui ci possono essere, ci può essere anche un'uscita, ci può essere un momento anche un po' di. Diciamo che però quella tranquillità che voi tanto cercate, quella riservatezza, quella tranquillità durante questa settimana, insomma, mi ha tanto. Ok? Ecco, questo voglio dire. Vediamo un pochino gli angeli che cosa vi dicono. Vediamo il segno dell'acquario. 28 settembre, 4 ottobre 2020. Il merito, come tutti i figli di Dio, anche tu meriti felicità, salute e amore. Andiamo a vedere. Quindi qui c'è proprio questo desiderio, come vi dicevo, di tranquillità, di serenità. Andiamo a vedere per l'acquario dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Credi in ciò che crei, quindi qui c'è un progetto anche di un qualche tipo, c'è un pensiero, un qualcosa che si vuol fare, però effettivamente durante questa settimana io ancora non lo vedo decollare, non lo vedo partire. Diciamo che siamo ancora qui nello stadio embrionale, posso dire così. Parla in pubblico, mi dice che potrebbe anche essere un lavoro per cui devi appunto parlare in pubblico. Tipo come sto facendo ora io, no? Che sto parlando su un canale YouTube, un qualcosa di questo tipo. Così come potresti essere un insegnante che devi parlare a un'aula di ragazzi e bla bla bla. Quindi qualcosa di questo tipo. Quindi non perdere la fiducia in te, vai avanti in ciò che fai, ok? Vedo semplicemente magari un ritardo, un po' di titubanza, un po' un ritardo, un qualcosa che stenta a partire. Che avresti in cantiere, che vorresti iniziare, che vorresti far decollare, ma io credo sia questione semplicemente di tempo, eh? Allora andiamo a vedere per l'acquario con quali segni zodiacali sarà coinvolto l'acquario questa settimana. Vediamo con quali segni zodiacali avrà a che fare l'acquario. Ok, qui abbiamo il segno del cancro, quindi questo uomo potrebbe essere un cancro, un ascendente cancro. Allora, con quali segni zodiacali avrete a che fare? Vabbè, prendiamogli tutte e due. Qui c'è il cancro, abbiamo detto, il capricorno, lo scorpione. Con quali segni zodiacali avrà a che fare l'acquario? Con l'acquario stesso, con il sagittario. Lo scorpione che mi viene riconfermato di nuovo, il toro, l'ariete e l'ariete che viene confermato di nuovo oltre alla vergine. Ok? Quindi io direi la vergine, l'acquario stesso, l'ariete, il toro, il sagittario, il cancro, lo scorpione e il capricorno.
Questi sono i segni che più escono in fuori, sia come segno zodiacale naturalmente, ma anche come ascendente. Se non doveste ritrovare niente, nessuno in questi segni zodiacali, non importa, ci sta che magari abbiate la Luna o Marte e non lo sapete, quindi prendete per certo, per buono, la mia previsione, il mio oroscopo con gli astri, da qui non si scappa. Quella dei segni zodiacali vuole essere in più, una riconferma in più per chi conosce bene il tema, il suo, il proprio tema natale di nascita, ok? Quindi io ti ringrazio dell'attenzione, ti lascio la parola naturalmente nei commenti, fammi sapere, ok? Un bacione, alla prossima, ciao!